Ciao a tutti ragazzi, sono Joe e in questo commentary, prima di iniziare il commentary, voglio fare un commentary di un commentary. Qua una bellissima quote con il C4 su cerca e distruggi. E no, prima di iniziare ragazzi, questo video sarà abbastanza serio e non divertente, tranne questa parte da ritardato. Vorrei parlarvi dell'amicizia online, quello che sto vivendo io, come penso molti di voi lo stanno vivendo e come si potrebbe vivere. Prima di iniziare a fare il commentary volevo solo dirvi che queste clip che state vedendo in sottofondo sono una quindicina più o meno e sono clip che non userei per montage ed episodi, giusto clip da buttare via che però ve li faccio vedere in un video lo stesso. E comunque partiamo subito. Allora, come voi tutti mi conoscete penso, io ho stretto una grande amicizia ormai da un anno, sì, perché già al Games Week dell'anno scorso mi sono trovato con Cash e Chaos, ho già stretto un'amicizia abbastanza forte secondo me di un anno con i classici che ormai conoscete tutti, perché praticamente in ogni video li nomino, che sono Enigma, Chaos, Cash, Brill, Bang, eccetera eccetera eccetera. No, non è vero eccetera, questi qua, cazzo eccetera, sono questi. Penso che con tutti ci ho fatto un video tranne con Brill, meno male, perché abita a Napoli, però gli voglio bene comunque. Niente hating da parte dei napoletani, please. E cioè, secondo me l'amicizia online esiste tanto anche, cioè esiste come un'amicizia normale. Prima di sentire quello che penso io, secondo me sarebbe giusto che voi fermaste il video tipo adesso e pensate la vostra idea e poi la confrontate con quello che io vi starò per dire. Ok, se avete stoppato vi voglio bene, se non avete stoppato vi odio. Allora, secondo me l'amicizia online esiste, come un'amicizia può nascere tra persone che si vedono a scuola, a calcio, a puttane, eccetera eccetera. Penso che un'amicizia può esistere anche tra persone che non si vedono ma che si sentono comunque ogni giorno, perché io con tutti quelli che gioco ci gioco ogni giorno, datemi del nerd, però penso che quasi tutti giocano ogni giorno. E ci gioco ogni giorno, li sento su Skype, li sento su WhatsApp, sì, perché c'ho anche i numeri di questi ragazzi. E quindi penso che sì, l'amicizia può esistere. Non vedo perché persone che magari non hanno provato ad avere questa amicizia dicono che secondo loro non esiste, perché semplicemente di sicuro non hanno provato loro cosa vuol dire avere veramente un amico online. Perché io con Bang, con Chaos e tutto conosco praticamente non solo loro ma la loro famiglia, conosco la loro casa, praticamente andrei là, potrei derubare tutto. Ed è bello come cosa poter parlare con qualcuno di cose che magari con un tuo compagno di classe non puoi parlare, ad esempio cose da nerd. A me piace parlare con questi ragazzi di cose da nerd, perché è giusto che sia così. Invece voi cosa ne pensate? Avete qualche amico stretto online? Ne avete? Se sì, taggatelo in questo video così lo vedrà, così pensa che lo amate. E nulla ragazzi, il video è quasi terminato, dura poco lo so, però volevo comunque portarvi questo argomento, non penso ci sia molto da dilungarsi. Se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividetelo magari taggando un vostro amico, linkando io semplicemente. Da Joe vi chiudo con questa bellissima clip di Tomok, bellissima no perché sennò non sarebbe in questo video. Da Joe è tutto, bella.